l'occasione di essere presente qui, in sorta di moderatore per la presentazione di questo libro che lei ha realizzato come curatrice. Vi ringrazio di essere intervenuti. Io adesso poi darò la parola agli speaker di questo appuntamento. Parliamo di questo libro che vedete, che abbiamo qui, che poi potete trovare anche online, Mission Impossible. Già il sottotitolo ci suggerisce il nodo problematico che vogliamo esplorare, che il libro esplora, no? Riparare i legami tra Europa e Israele. Quindi ammettiamo che esistono dei legami, e sono dei legami fortissimi, sono storici, sono politici, sono etici, sono morali, sono civili. E d'altro canto sappiamo anche che tutto questo groviglio di legami, che è inestricabile come una cosa sola, come una sola anima, ha bisogno di essere riparato, perché c'è qualcosa che non funziona. Ci sono dei pregiudizi, ci sono dei modi di pensare, ci sono delle attitudini che l'Europa ha nei confronti di Israele che non meritano diciamo, la complessità, la storicità dei legami che ci uniscono. Sono dei legami che vanno riparati non perché danneggino Israele, ma perché danneggiano l'Europa, danneggiano noi. Un miglior rapporto tra l'Europa e la frontiera democratica israeliana in mezzo al Medio Oriente è un modo per renderci noi più consapevoli di come funziona il mondo, di renderci noi più capaci di capire cos'è terrorismo e cosa non lo è, di che cos'è democrazia e cosa non lo è, di cosa vuol dire mantenere protetti i diritti civili in situazioni anche di crisi, di guerre. Noi combattiamo ogni giorno con l'idea di come ci possiamo proteggere dal terrorismo internazionale mantenendo le nostre società libere, aperte e democratiche come devono essere. Beh, non c'è altro paese come Israele da cui noi possiamo imparare. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare per capire qual è l'origine, qual è la radice dei nostri legami e come possiamo emendarli lì dove si sono logorati, è una cosa che serve all'Europa in prospettiva, anche in questa campagna elettorale, perché questa campagna elettorale ci deve essere anche un po' di guida, perché qui verrà fuori, diciamo, chi ha a cuore i rapporti con Israele. Chi ha a cuore i rapporti con Israele, e lo dice con chiarezza morale, con moral clarity, beh, si distingue da tutto il resto di quelli che combatteranno su mille altri fronti, giusti o sbagliati che siano, però quella è una bussola importante. Siamo attenti a chi prenderà posizione su Israele durante il dibattito della campagna elettorale per europee, perché quello sarà una cartina di tornasole molto importante per le scelte che tutti come continente siamo chiamati a fare, non soltanto dal punto di vista, diciamo, della lotta al terrorismo, ma della tenuta democratica del nostro continente. Io non voglio aggiungere altro, magari farò qualche breve commento durante il dibattito. Volevo solo notare una cosa: questi legami da un lato tendono a essere più forti. I giovani, i ragazzi, quella che noi chiamiamo la generazione Erasmus, non vedono più nessuna discontinuità, neppure territoriale, tra l'Europa e Israele. Da quando ci sono le low cost, prendere un aereo per Atene o per Madrid o per Tel Aviv, nella mente, nell'attitudine dei nostri figli, dei nostri ragazzi, è la stessa identica cosa. Si va al mare a Tel Aviv, si fa al Gay Pride di Tel Aviv, come si va a quello di Londra, è esattamente la stessa cosa. La nuova generazioni sentono Israele come un'estensione territoriale della stessa Europa. Perché non siamo capaci di immaginarla nello stesso modo anche noi? Perché invece immaginiamo un quacervo di problemi, di pregiudizi, di gap tra noi e loro, e siamo sempre lì in virtù di una cultura ormai in dissoluzione, di un certo politically correct che non serve a niente? Affidiamoci al punto di vista delle giovani generazioni che sentono essere Israele un paese come tutti i nostri paesi europei, ed è in questo modo che l'Europa lo deve avvertire, per il suo proprio bene, per il suo proprio futuro. Siamo noi che abbiamo da imparare da Israele, non viceversa. Allora, io vorrei dare subito la parola al sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi, che è un po' anche il nostro padrone di casa in questa occasione, per un breve anche saluto di benvenuto a tutti i nostri ospiti. Grazie a tutti di essere qua, oltre al saluto come ospite di Camera dei Deputati, naturalmente anche come Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Sono contento di ospitare Fiamma Nierenstein per la presentazione di questo libro, che è, il cui, voglio dire, sottotitolo è Riparare, come ha detto bene Loquenzi, i legami tra Europa e Israele. Riparare perché in effetti c'è qualcosa, sicuramente i legami esistono, questo è il presupposto del titolo, però ci sono anche tanti problemi.
Io credo che queste elezioni europee siano finalmente l'occasione per rimettere in ordine, consentitemi questo termine, una narrativa abbastanza distorta che è passata per il Parlamento europeo nelle ultime legislature. E qui parlo da membro della Lega, del partito di Matteo Salvini. Noi non abbiamo tanti dubbi su dove siamo schierati, e siamo sicuramente schierati vicino a Israele, che per noi rappresenta senza se e senza ma un bastione di libertà e di identità in una regione altamente instabile, altamente caratterizzata da basso livello di democrazia, mentre Israele è non solo un presidio democratico fondamentale, ma è un presidio di valori, e è compito di tutto l'Occidente difendere Israele, perché difendere Israele è difendere noi stessi, la nostra identità. E quindi troppo spesso in tanti fora multilaterali, che siano il Parlamento europeo o altre situazioni dalle Nazioni Unite o altro, l'atteggiamento nei confronti di Israele è sicuramente quello di un doppio standard. Si tace su tanti altri che avrebbero molti più problemi e molte più critiche da ricevere, e invece si tace sul resto e si va a punire Gerusalemme. L'impegno, però qui non siamo a fare la campagna elettorale, che ho ribadito anche personalmente in Israele, è cercare quantomeno di mitigare l'atteggiamento negativo, sperando che con la spiegazione, con la condivisione, l'atteggiamento possa diventare estremamente positivo nei confronti di Israele. Questo non vuol dire non guardare dall'altro lato, e quindi non negare o cancellare, rimuovere il problema palestinese. Siamo consapevoli di la sicurezza di tutti è avere la stabilità anche nel campo palestinese. Questo impegno c'è, ma non si può fare al prezzo di criticare sempre, comunque, costantemente Israele. Questo noi non lo vogliamo fare. Per questo, con ben volentieri, quando Fiamma ci ha chiesto se potevamo fare qualcosa insieme per presentare il libro, abbiamo raccolto subito l'invito e siamo qui oggi. Qui io mi taccio e buon lavoro a tutti. Grazie onorevole Picchi, grazie per il suo discorso e per la sua presenza. Io volevo però adesso dare la parola a Fiamma Nires, che ha curato questo libro, oltre ad essere l'autrice di uno dei saggi che vi è contenuto, in particolare dedicato alla natura del moderno antisemitismo, dell'antisemitismo contemporaneo. E quindi vorrei chiedere a Fiamma Nires di parlarci anche della genesi particolare di questo libro, della sua natura, di come è stato messo insieme. Tutto nasce da un convegno che aveva azzardato appunto l'idea di esaminare qualcosa di grandemente non detto, perché da un lato viene dato per scontato e da un lato mette in gioco degli elementi di imbarazzo. Quindi molto spesso siamo propensi a non parlare dei rapporti tra Israele e l'Europa, al di là, diciamo, dei contesti retorici, ma mai a metterlo sotto la lente degli studiosi. Fiamma ha fatto questo, ha messo sotto la lente degli studiosi e degli esperti la natura di un rapporto che appunto un po' diamo per scontato e un po' ci imbarazza. Buongiorno. Grazie a tanti amici di essere venuti qua. Sono sicura che quasi tutti quelli che siedono qua insieme a noi già hanno le idee chiarissime su questa persecuzione che l'Unione Europea usa come base ripetuta del suo rapporto con Israele. Questa è la parola esatta, va bene? E questa persecuzione è descritta sia con un esame di quello che è la sua storia e le sue motivazioni, sia in quello che è il suo farsi nella politica quotidiana dell'Unione Europea in questo libro. Questo libro appunto nasce da un incontro, non casuale naturalmente, già quando abbiamo invitato dal consigliere di Macron a una quantità di storici, al capo del progetto che controlla i fondi delle NGOs che l'Europa
dà con grande facilità a tutte le NGO che sono pro-palestinesi, mentre invece naturalmente tutti gli altri vengono penalizzati, fino a Volker Beck, che è un consigliere, che è un membro del Parlamento tedesco, molto uno dei verdi più famosi e anche noto per le sue battaglie a favore del mondo gay, eccetera, che invece ha amato molto partecipare con un atto di accusa molto, molto, molto importante nei confronti del suo paese, la Germania, che ha promesso, che ha giurato di vivere in difesa del popolo ebraico dopo quello che è accaduto nel secolo scorso. E invece lui spiega nel suo saggio come questa promessa sia stata abbandonata. Ci sono insomma una serie di saggi molto importanti, fra cui quello del mio collega e amico al Jerusalem Center for Public Affairs, Dan Dyker, che parlano di come l'atteggiamento dell'Europa così favorevole nei confronti di tutti i movimenti anti-israeliani, compreso quello travestito da Movimento Democratico e in realtà collegato con una quantità di gruppi estremisti e persino terrorista, cioè il BDS, sia uno dei punti centrali se si vuole esaminare il rapporto dell'Europa quanto a istituzioni, rapporto con la popolazione, spinta nel creare un'opinione pubblica che va direttamente nella direzione del nuovo tipo di antisemitismo contemporaneo, che è quello della israelofobia. Se si va a vedere gli studi che purtroppo ultimamente dimostrano una crescita verticale dell'antisemitismo in Europa, quello che si nota immediatamente è che fra gli ebrei europei, che percepiscono tutti una grande crescita dell'antisemitismo, l'accusa che viene percepita con maggiore insistenza è quella che Israele è diventato nei confronti perseguita i palestinesi nella stessa maniera in cui i nazisti hanno perseguitato gli ebrei. Una cosa, diciamo, che solo a dirla fa male allo stomaco e preferirei che la mia bocca non dovesse pronunciare parole così oscene, però è quello che è capitato nel corso di tutti questi anni. I'm sorry that you don't understand. No, cioè, ovvero che la promozione di questo punto di vista, cioè della nazificazione di Israele, che poi prende la strada dell'accusare Israele di essere un paese di apartheid, di aver attuato un ethnic cleansing, cioè una pulizia etnica, tutte cose assolutamente fuori di ogni senso della realtà, sono diventati un leitmotiv, per cui, diciamo così, sono la conoscenza comune, la base conoscitiva su cui l'Unione Europea a cui troppo spesso l'Unione Europea ispira delle sue risoluzioni, che spesso cercano di mostrare un volto istituzionale e democratico e che in realtà hanno un'ispirazione eliminazionista dello Stato di Israele. Questa è la realtà dei fatti. Allora, negli altri 5 minuti che ho a disposizione vorrei dirvi questo. L'Unione Europea ha un rapporto schizofrenico con lo Stato di Israele, perché da una parte dagli anni 50 di 2 miliardi che costituivano 2 miliardi di euro, ancora non esisteva, 2 miliardi di dollari, diciamo un po' di più, che costituivano il budget complessivo del commercio, del trade. Oggi siamo invece a fra i 36 e i 50 miliardi, quindi c'è stata una crescita dell'interscambio assolutamente. Vedo che fai un viso come se tu non credessi a questo dato. È quello che mi viene dato da tutte le. Allora, mentre Israele, diciamo, essendo un campione nel campo di tutto quello che viene ormai classificato come innovazione, va bene, che va dalla
dalla medicina alla tecnologia, a tutto quello che riguarda i computer, i telefonini, non c'è cosa che non sia nata in Israele. Per tutto questo c'è stato un incremento dell'esportazione da parte di Israele gigantesco. E ci sono addirittura delle imprese che, mentre prima venivano comprate a miliardi di dollari e trasportate all'estero, adesso si preferisce lasciarle in Israele, come l'Intel, per esempio, che è stata comprata adesso, e chi l'ha comprato ha preferito lasciarla in Israele, perché Israele dà molte più garanzie sotto il profilo economico. Il PIL israeliano è di 42 mila dollari, insomma, che credo che ce ne aveva 2.000-3.000 quando... Questo è per fare una lode a Netanyahu, quando Netanyahu cominciò a occuparsi dell'economia israeliana. Adesso siamo arrivati a delle cifre formidabili e c'è stata una grande crescita. Bene, l'Europa non è che non sia consapevole di questo. L'Europa cerca un interscambio con Israele fortissimo e ha tutta una serie rapporti istituzionali fondamentali. Per esempio Horizon, che è stata rinnovata adesso, Horizon 2020, è diventata una fonte di invenzioni per tutto il mondo, avendo portato dentro Israele insieme agli altri paesi europei. E guai, quella non si tocca, anche se ci sono stati molti che per ora, durante l'ultimo periodo di rinnovo, hanno cercato di ristrutturarla con metodologie politiche. Ma insomma, tutto questo funzionerebbe. Il fatto è che questo rapporto così funzionale, perché combatte il terrorismo, porta avanti la tecnologia, manda avanti la medicina, viene distrutto in maniera sistematica e senza vergogna dai vertici dell'Unione Europea. L'ultima notizia è di stamattina: former top European official will sabotage Trump Mid-East plan. Voi lo capite perché lo dovrebbe sabotare l'Unione Europea il piano di pace di Trump, che finalmente prevede che, con un incremento della presenza positiva degli stati sunniti della zona, con un incremento dei finanziamenti ai palestinesi, con un tentativo appunto di dare all'autonomia palestinese più autonomia, più forza, anche senza che per ora si parli di Stato palestinese, perché è impossibile al momento parlare di Stato palestinese. Quale Stato palestinese? Chi? Hamas o Fatah? Quale di queste due parti? E chi garantisce quello che è scritto in tutti i trattati di sicurezza? Cioè che non succederebbe che, così come da Gaza piovano i missili, non pioverebbero anche una volta rifatti dei confini di uno Stato, quindi con una militarizzazione sull'aeroporto Ben Gurion? Nessuno di voi potrebbe più atterrare all'aeroporto oggi come oggi se ci fosse uno Stato palestinese. Quindi è molto più logico pensare a una progressiva autonomia con ottimi finanziamenti, approvazione dei governi dei paesi arabi e il riconoscimento finalmente di uno Stato ebraico. Guai a dire una cosa del genere: l'Unione Europea è contraria. È contraria. Si sa perché sia contraria? No, non si sa. Così come non si sa perché nel 2013, nel mente proprio si firmavano, mi fermo fra poco, anche se ci avrei tanto da raccontarvi, ma mi smetterò perché anche, insomma, volevo cercare anche di dare un po' di tempo anche a voi. Ma devo arrivare a questo punto molto importante. Nel 2013 l'Europa ha fatto una cosa che, come diceva Picchi, che ringrazio di nuovo per averci invitato a presentare questa cosa in periodo di campagna elettorale, non è per niente di piccolo rilievo che ci sia questa iniziativa adesso, perché la mia grandissima speranza è che l'Europa si avvii a diventare qualche cosa di diverso, che cambierà le sue politiche nei confronti dello Stato di Israele. Lo spero con tutto il cuore, va bene? Ed è una cosa che deve accadere, deve finalmente accadere, che una nuova Europa, per salvare se stessa, si metta in una posizione diversa nei confronti dello Stato di Israele. Ne va della propria dignità morale, ne va del proprio senso della verità, ne va del fatto di accettare una narrativa
una narrativa palestinese completamente falsificata, che addirittura vede in Israele uno stato coloniale. Basta guardare in che condizioni venivano gli ebrei in Israele quando andavano a stare in quelle capanne e scavavano la terra praticamente con le unghie, per capire che fra quello e lo stato coloniale c'è un gap che nessuna fantasia sana potrebbe mai riempire. Ma questo l'Unione Europea non lo fa, e invece nel 2013 ha stabilito con una sua sorta di legge, che però, come si sa, è non binding, va bene, perché tutte le decisioni europee non sono obbligatorie, poi però invitano i paesi che fanno parte della Commissione Europea, cioè tutti quelli che non voterebbero mai più una cosa unitaria se non fosse contro Israele, perché è un giochino questo: siccome per Israele si vota unitariamente, allora per ritrovare un'unità che non esiste più si vota una mozione contro Israele e si va tranquilli avanti e via andare. Ora, questa mozione qua è una delle più importanti, perché dimostra, ed è quella delle guidelines. Queste guidelines dicono che Israele, non si sa per quale motivo, tutti i prodotti che sono di là dalla linea verde devono essere boicottati, tutte le iniziative al di là dalla linea verde chiuse, e devono essere anche labeled, cioè ci deve essere un'etichetta che quando vai nel supermarket, o proprio come si faceva con i prodotti degli ebrei quando ci furono le leggi razziali, ci deve essere scritto che sono prodotte nella zona dove abita Dan, per esempio. You live in what's the name of your village? It's a city, Efrat. If se c'è un prodotto fatto, if there is a product that is produced in Efrat, it should have a label on it according to the European Union, written Efrat, produced of Efrat. They say produced in the occupied. Prodotto nei territori occupati. Ora, si sa benissimo che la dizione territori occupati non è quella delle Nazioni Unite, che invece li definisce territori disputati, e si sa anche benissimo che per una definizione secondo la legge internazionale territorio occupato è quando tu occupi un territorio di cui non hai bisogno, ovvero che non hai dovuto occupare per motivi di necessità. Invece Israele fu aggredita nel 67 da tutti questi paesi che si erano coalizzati insieme, ha dovuto occupare queste zone che erano tutte giordane, come voi mi insegnate, non erano certamente palestinesi. Da quel momento in avanti sono diventate lo Stato palestinese, ed è una narrativa totalmente fantasiosa, una fantastica invenzione geniale che somiglia a quella per cui Gerusalemme non appartiene alla storia del popolo ebraico, ma secondo l'UNESCO Gerusalemme invece è il retaggio del mondo arabo. Non c'è di niente di più fantastico, perché insomma che Gerusalemme sia retaggio del mondo ebraico credo che i bambini di 3 anni lo sappiano di già, basta che abbiano letto un po' la Bibbia o qualsiasi altro testo, Tacito, Flavio Giuseppe, you name it, ditene uno qualunque, da allora fino a quando poi è stato fondato lo Stato di Israele, che finalmente ne ha fatto la sua capitale. Ma naturalmente l'Unione Europea, quando è diventata la capitale, ha detto che non avrebbe mai riconosciuto che quella era la capitale dello Stato di Israele. Anzi, mi ricordo che la Mogherini lo disse con una specie di ghigno, dicendo: a Trump piace pensare che questa sarà riconosciuta come la capitale. Questo da parte dell'Unione Europea se lo può scordare, non avverrà mai. Dove va la sua testa? Come funziona? Quando dice che Gerusalemme non è la capitale dello Stato di Israele, è fantastico. Se poi volesse aggiungere invece, noi speriamo che una parte verrà data anche ai palestinesi. Ok, questo è il suo diritto veramente, se gli fa piacere lo può dire, e forse anche accadrà, perché può darsi benissimo che il piano di pace di Trump, che disse a Netanyahu dovete pagare a un certo punto queste grandi concessioni che noi vi da moderatore ti invito a concludere. Concludo. Quindi la mia speranza è che tutta questa mancanza di moral clarity, che danneggia soprattutto l'Europa stessa, perché come vedete Israele sta benissimo economicamente, ha ormai l'appoggio degli Stati Uniti d'America e di almeno la metà degli Stati europei, tutti quelli di Visegrad e anche tutti quelli di Craiova, che ormai si sono riuniti varie volte, sono tutti ormai a favore di Netanyahu. Allora io spero tanto che l'Europa, che ha la possibilità di farlo, cambi. Questo è il messaggio di questa conferenza stampa. Qui troverete tutte le cose
su cui deve cambiare tutto quello che è stato mal fatto e che deve essere modificato. Sono cose molto pratiche, molto concrete, come cancellare le guidelines del 2013, accettare le sanzioni all'Iran e stabilire che Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele. Con tutte queste intanto sono le cose basilari da fare. E ora basta, perché... Grazie, grazie Fiamma Nierenstein. E io ora vorrei dare la parola... Vorrei dare la parola a Dan Dyker, che è il direttore del Jerusalem Center for Public Affairs, che ha curato la pubblicazione di questo libro, ne ha scritto anche la prefazione, ma è anche intervenuto con un suo articolo, con un suo paper, dedicato ad esaminare un tema cruciale, cioè come la minaccia iraniana sta dando una forma diversa a tutto il sistema di alleanze tra Israele e i paesi arabi, tra Israele e i paesi africani, tra Israele e gli Stati Uniti. La minaccia iraniana sta reshaping tutto il sistema delle alleanze, e stranamente non quello con l'Europa, cioè l'Europa non vede quello che nei paesi arabi, in Africa, in America, tutti invece vedono, la necessità di un riallineamento, di un ripensamento delle alleanze. Io lo traduco. Non è ancora abbastanza consapevole del peso di questo fenomeno e quindi del rischio, da un lato, di essere isolata e dall'altro di non percepire la vera portata della minaccia. Dan Dyker, you have the floor. Grazie, Amelie. I didn't understand most of what Fiamma said. But I understood two words. Conclude, prego. Concluda, and prego. Totaliane fantasione. That I understood. No, I didn't understand what you say. What is the last thing? No, fantasione. Totale fantasia. I understood that literally and in context. Ho capito sia letteralmente che nel contesto. I must first of all thank Deputy Foreign Minister Picchi and Fiamma for inviting me to Rome. I am what we call in English a Romophile. Romophile. I love Rome, and my family loves Italy, and we come here almost every year. Questo l'avete capito. In addition, in a professional sense, I sat in this room 8 years ago, when I was the Secretary General or General Secretary of the World Jewish Congress, and we discussed global anti-Semitism in this world room with Italian colleagues. So I feel at home, and dice I feel that I am among già friends. Al Parlamento italiano, non era questa stanza, come dice lui, ma invitato da me, è venuto a discutere il tema del nuovo antisemitismo. It was upstairs in a very large. No, it was a different one. Okay. Beside. And okay, Fiamma. Never mind, just anyway, go ahead. Okay. So you don't have much time, unfortunately. We are now in a moment of acute crisis. Siamo in un momento di crisi acuta. The crisis is based on the evidence of an unprecedented connection between political warfare and terrorism. La crisi è legata al nesso che c'è fra la guerra politica e il terrorismo. Mettiamo così, political warfare non è esattamente guerra politica, è aggressione politica e terrorismo. How would you say? Warfare is not war. You see what I mean? Political warfare is like Soviet propaganda, Sovieti, that idea. Sì. But we are seeing it in the Arab and Islamic campaigns against the West. Arabe contro l'Occidente. It is most prominently expressed through Israel, but our investigations have shown that political warfare, incitement to terror and terror are targeted at Israel and the West, meaning Italy, the European Union and the United States. Dice che questo nesso fra queste due cose è in maniera evidente diretta contro Israele, ma studiandola si capisce che invece è diretta anche contro tutto quanto l'Occidente, compresa l'Unione Europea. Just as one example close to home,
We know for the last several years that the Italian parliament was infiltrated by Iranian agents that were masquerading as human rights activists from yes, no, the Italian parliament. Dice che noi sappiamo che il Parlamento italiano era stato infiltrato da degli agenti iraniani. By Mr. Schiavone, who was the Guillermo Schiavone, who is the president of the center for peace in the Mediterranean, and this is an Iranian regime front organization that presented in the Italian parliament in the name of freedom and human rights. This is yes, but we don't know about that. I know, but I know it from the highest Italian sources as well. So this happened a few years ago, just as one example. What we are seeing, our relationship between Europe and Israel must today be based on fact and evidence. Il rapporto fra Israele e l'Unione Europea deve essere basato su fatti e prove. Let me give you one principle and three examples. Do un principio e tre esempi. The principle is this, and I analyze this 24 hours a day, 7 days a week. This is what I do. This is all I do. Tutto quello che io faccio è occuparmi di questo 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. I may surprise you with this, but I can give you proof. I have all the proof you need. The BDS, you know, the boycott, the BDS crusade, questo, ma la crociata del BDS, is a political warfare campaign that is linked to Hamas, Jihad, PFLP, PFLP, GC, and Palestinian Liberation Front, meaning just five organizations, terror organizations, that are designated in the European Union and the United States as terror organizations. Mi sembrerà una cosa stupefacente, ma tutta la campagna del BDS è connessa a cinque organizzazioni, da Hamas al PFLP, altre che lui ha nominato adesso, che tutte quante insieme conducono la loro battaglia per la delegitimization, per la delegittimazione dello Stato di Israele. How do we know this? Come lo sappiamo? Because we know that they sit together as equal members of the Boycott National Committee in Ramallah. Tutte quante hanno un rappresentante nel comitato che organizza le operazioni del BDS da Ramallah. Ramallah, voi sapete che è il luogo dove siede il governo di Hamas, no, Hamas è a Gaza, sì, dell'autonomia palestinese. Hamas, Jihad. So, ci viene anche Hamas, il PLF. Because we have very little time, we can make a preliminary conclusion that if the Boycott National Committee sits with Islamic and Arab terror organizations, the BDS crusade can't possibly be a peaceful boycott movement to erect a Palestinian state in the West Bank. Naturalmente, se il BDS siede, fa le sue riunioni con queste organizzazioni, è chiaro che non può pretendere di essere una organizzazione democratica e pacifica che fa semplicemente delle campagne politiche. And in fact, the leader of the world BDS movement, Omar Barghouti, infatti, was just refused entry into the United States è stato negato il visto because of his links to these terror organizations. È legato a queste organizzazioni terroriste. Now, having said that as a principle, questo come principio, which is, and I can give you any evidence you need, that the BDS crusade is a political warfare campaign to destroy Jewish state by all means, including terrorism. Having said that, Europe, and this is what concerns Israel, Europe and Mrs. Mogherini, the proof is what Fiamma just showed you, is locked in a narrative that is untrue and that is deeply flawed and that will result in the increase in terrorism
against Israel and against Europe. Se la signora Mogherini e chi per essa, insomma, le strutture della seguita ad essere rinchiusa dentro questa narrativa che è quella della BDS legato a tutte queste organizzazioni, la conseguenza non può essere altro che un incremento di queste attività, appunto, di terrorismo e di distruzione dello Stato di Israele. One example. When Europe blindly supports Mahmoud Abbas and the Palestinian defamation, delegitimization, demonization of Israel as a Nazi state, an apartheid state, it releases them of any responsibility to engage with Israel as a peace partner and allows them, legitimizes them to use terrorism as resistance. Sì, nel momento in cui l'Unione Europea accoglie il punto di vista di queste organizzazioni insieme al BDS, che tutti i giorni ripetono che Israele è uno stato di apartheid, è un paese fascista, legittimano il terrorismo che poi tende a colpire lo Stato di Israele. Is it a surprise to any people in this room that the Hamas in Gaza is now engaged in political warfare and terrorism and earning the support of the European public discourse as resistance fighters? Aspetta, allora, credo che non sia una sorpresa per nessuno il fatto di sapere che tipo di organizzazione terroristica è Hamas, va bene, e nello stesso tempo il fatto che invece ha sempre il supporto di organizzazioni come l'Unione Europea nel momento in cui si pone la questione dell'autodifesa dello Stato di Israele. Because Hamas are terrorists that wear suits today. They fire rockets on kindergartens in Israel in the morning, and in the afternoon they put on boji and they run to the ICC with their representatives to accuse Israel of genocide and war crimes. Perché oggi come oggi la strategia di Hamas è doppia. Da una parte si mettono con i loro missili e cercano di colpire la popolazione civile di Israele, la sera invece indossano un vestito e vanno all'ICC, cioè all'International Court of Justice, e cercano di ottenere una risoluzione che condanni Israele per crimini di guerra. Fanno questo doppio lavoro. But I have news for you. Hamas is not only targeting Israel. They are also talking about targeting Rome and the rest of Europe. Ma nella sua carta, diciamo, Hamas non ha come obiettivo soltanto di colpire Israele. Nella sua carta c'è anche, siccome è un'organizzazione, lo sai, che lo sapete, che fa parte della Fratellanza Musulmana, che ha una carta, because they don't know that. I know, so it's una it's carta molto, molto aggressiva nei confronti dell'Occidente, eccetera. Fra i suoi obiettivi c'è anche quello di colpire Roma e di colpire l'Europa in generale. In Fiamma's former book of last year, which is called On Terrorism, there is a very important quote by the Hamas religious authority, Mr. Sheikh Yunus al-Astal, in Gaza. Ora sta citando una citazione di questo libro che abbiamo fatto pochi mesi fa sul terrorismo. This is what he said. E lui dice. On Hamas television. Alla televisione. Right. Rome will be conquered just like Constantinople was conquered. Roma sarà conquistata come Costantinopoli. And Rome will become an advanced front or a post for the Islamic conquest, which will spread across Europe in its entirety, period. E diventerà un avamposto per la grande conquista islamica che si avventurerà su tutta Europa, su tutto l'Occidente. So that when European
officials like Mrs. Mogherini, or other officials, even some from this very wonderful, dignified country, come to Israel and demonize the Jewish state with words like apartheid and Nazi and genocide and war criminal, which are just fantastic and false. Dice che lo stesso uso delle parole come apartheid o war crimes o crimini di guerra o ethnic cleansing o apartheid, insomma, quando uno viene anche dall'Italia, lui si riferisce a una visita che c'è stata in cui si è stata usata queste parole, e quando uno viene e fa uso di questa terminologia fasulla e bugiarda parlando di Israele, ecco che apre la strada a questa violenza terrorista che colpisce tutti. If you do that, not you, but if Europe does that, it becomes the weapons supplier of the next Hamas warfare and terrorism action. E se questo, l'Europa farà, seguiterà a far questo, diventa il portatore dei proiettili e delle armi del prossimo che spara, insomma. Just two more examples. That's it. Two more examples and that's it. Okay? Yeah. Two more. Minuti, sì. 2 minutes. 2 minutes. 1 minute for each example. When Europe refuses to condemn the official policy of the Palestinian Authority, and we talked with the Deputy Foreign Minister about this and won his complete understanding on this point, but Europe has refused to condemn the policy of the Palestinian Authority with your money and United States money and Israeli money. They pay $350 million a year to terrorists from the Palestinian areas who murder Israelis. It's an official policy. Sì, allora l'autorità palestinese dà 350 milioni di dollari l'anno a terroristi che sono in prigione o se sono stati uccisi alle loro famiglie. E sono 350 milioni di dollari che naturalmente l'autorità palestinese riceve dall'Europa e dagli Stati Uniti. Va bene, l'Europa, Macron in particolare, si è rifiutato di condannare il fatto che Trump abbia detto finché date i soldi, noi questi ve li tagliamo, noi i soldi che date ai terroristi ve li tagliamo. E Macron ha subito detto che questo indeboliva Abu Mazen e che avrebbe creato un problema politico per l'autorità palestinese. Diciamo, perché l'Europa fa questo e seguita a finanziare il terrorismo. That's right. And then finally, on the issue of product labeling, this is a European Union legislation to boycott Jewish products that come from the West Bank. Now, here's the surprise, and with this I finish. When Europe backs product boycott, product labeling against the Jews, they are killing the Palestinian economy themselves. And I tell you why in one sentence. This is where the BDS deception must be unmasked. There are 200,000 Palestinians who work in Israel every day, and they make Israeli wages protected by law. Two, there are almost 40,000 Palestinians who work in 14 industrial zones in the West Bank with Israeli partners who earn Israeli salaries equal to Jews protected by Israeli law. When you or when Europe backs labeling of products, they're not hurting Jews, they're killing the Palestinian economy. Okay, let me give. Allora, quando c'è questa indicazione di labeling, cioè di mettere le etichette sui prodotti del West Bank, si fa un boicottaggio prima di tutto del lavoro palestinese, perché ci sono 200.000 palestinesi nel West Bank che lavorano in fabbriche israeliane, che guadagnano come gli israeliani, che mantengono un sacco di famiglie, e in più ci sono 40.000 che lavorano in 14 zone industriali, e questo, diciamo, li rovina, li porta alla fame e distrugge anche il rapporto fra Israele e i palestinesi, che è un rapporto molto pacifico e positivo di
di produzione. Quindi è una cosa. I would add the fact Please. That the European Union applies a double standard on that, because l'Unione Europea oltretutto non condanna minimamente i prodotti che a Cipro si fanno nella zona, che la Turchia fa a Cipro nella zona occupata, piuttosto che il Marocco, nel Sahara. Non, è una cosa inventata soltanto per Israele, non c'è finito. Questo abbiamo finito. And then finally, last word. Europe must stop isolating itself. The African countries across the continent are waiting online to engage with Israel. The Arab countries, Saudi Arabia, Gulf states, Egypt, Jordan, and are waiting online quietly to cooperate with Israel. So Europe must join this new reality and partner with us on a political level, understanding that everything that how we solve and get to peace must be based on fact and evidence and truth. Allora l'Europa deve smettere di isolare se stessa, i paesi dell'Africa e anche quelli del lontano Oriente, i paesi arabi in particolare, sempre di più sono volti verso Israele alla ricerca di partnership in tutti i campi. L'Europa deve smettere con la politica che la caratterizza, perché si sta isolando. The United States mostly. E gli Stati Uniti naturalmente hanno trovato questo rapporto con Israele, che è un rapporto, diciamo così, molto privilegiato, per cui l'Europa tende in maniera autolesionista a mettersi dalla parte della storia che finisce e a non stare dalla parte della storia che si sta sviluppando. Thank you. Grazie a tutti, grazie a Guglielmo Picchi, a Dan Dyker, a Fiamma Nilsen, grazie a tutti voi per essere stati presenti a questa presentazione. Grazie a tutti, buon lavoro, buona giornata. Rossana. Sì, magari ti serve, appunto, perché che ne so. Parla anche un inglese comprensibile. Very good. Yeah, all the points were